I carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Asti, nei giorni scorsi, hanno eseguito un'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti di quattro componenti di un sodalizio criminale professionalmente dedito a raggiri in danno di anziani. Agli indagati sono contestati i reati di furto e rapina pluriaggravati in abitazione. Questo provvedimento restrittivo costituisce il completamento di una più articolata indagine delegata al reparto dalla Procura della Repubblica di Asti e che ha già consentito nel complesso di identificare e arrestare nove componenti della banda per un totale di 30 colpi messi a segno nelle regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna a partire dal mese di gennaio scorso. Le investigazioni hanno inoltre consentito di delineare il modus operandi adottato dai malviventi, i quali simulavano di essere tecnici dell'acquedotto e accedevano all'interno delle abitazioni degli anziani col pretesto di dover effettuare un controllo alle tubature idriche. Approfittando poi di un momento di disattenzione, riuscivano a sottrarre agli anziani denaro e oggetti preziosi. In alcuni casi, inoltre, è stata rilevata la presenza di un finto carabiniere in uniforme che coadiuvava i complici e rassicurava gli anziani in ordine al finto controllo idrico eseguito nella circostanza.